i professionisti del pedale che transitano fra i templi di Selinunte, il più grande parco archeologico d'Europa. Per consentire alle biciclette di viaggiare meglio in sicurezza, i sentieri sono stati sistemati con della malta ecosostenibile. Uno scenario assolutamente suggestivo, davvero unico per una gara di ciclismo. Ingresso nella zona della partenza della seconda tappa del Giro di Sicilia soltanto con Green Pass e con tutte le altre precauzioni anti-Covid. Il gruppo, composto anche dal campione siciliano Vincenzo Nibali e dal vincitore della prima tappa Juan Sebastiano Molano, ha sfilato fra le meraviglie della millenaria storia siciliana. Una gara a fine settembre che ha comunque convogliato grandi campioni, anche Fromm e Valverde, quest'ultimo capace di un oro, due argenti e quattro bronzi in diverse edizioni dei campionati del mondo. Es verdad, mucho calor, pero bueno, contento de estar aquí, un sitio muy bonito y espectacular. ¿Qué terre, qué strade hai trovato? Siamo soltanto alla seconda tappa. Bueno, hoy es un día más duro que ayer, pero para mí no, para mí creo que debo de estar más tranquilo y tanto domani como el día siguiente creo que puedo estar mejor. E Antonio, allora, correre nella tua terra ovviamente credo che sia un incentivo in più. Sì, sicuramente, sai, correre sempre vicino a casa hai sempre qualche motivazione in più. Che gare sono queste a fine settembre con questo caldo dal punto di vista della preparazione? Ma sono delle buone gare, soffriamo un po' il caldo, è normale, non eravamo più abituati, però anche per il finale di stagione sono delle buone opportunità. Quanto litighi con Vincenzo in gara e invece fuori dalla gara? Nel senso che quando si gareggia, insomma, il carattere per forza di cose deve essere diverso. Sì, sicuramente in gara non litighiamo quasi mai, magari c'è qualche incomprensione durante la corsa, però sai, succede, c'è un po' di stress così, ma fuori dalla gara litighiamo, dipende dalle cose, però non siamo tipi che litighiamo spesso. Cosa ti aspetti da queste ultime tre tappe del Giro di Sicilia? Ma dai, mi aspetto di far bene, di aiutare Vincenzo e magari di cogliere qualche buon risultato anche per me. Grande, grande emozione del Giro di Sicilia in questo meraviglioso parco, il Giro di Sicilia. Ho provato davvero una grande emozione a dare il via al Giro di Sicilia. Per noi è una grande opportunità, è una giornata di festa, perché tutta Italia vedrà questo grande parco archeologico molto bello, forse tra i pochi al mondo ad essere proprio proficiente al mare, e sono ben felice che passerà attraverso le strade di Castelvetrano e quindi conosceranno anche il nostro centro storico, che è davvero molto bello. Insomma, queste sono manifestazioni sportive che servono forse anche più per il turismo oltre che per lo sport. Ma certo, sono delle manifestazioni che promuovono poi il territorio con tutte le sue bellezze, e non solo quelle che vedranno, ma anche quelle enogastronomico che gli organizzatori e chi sta partecipando ha avuto modo di gustare.